Agora. La piazza da sempre è l'elemento centrale della città, il suo simbolo, il palcoscenico della vita associata, lo specchio della comunità che la rende viva. Agora è la casa di chi si sente libero e in libertà vuole portare avanti le proprie passioni, non accontentandosi dei rigidi e consolatori schemi mentali che il mondo propone. Essa è il luogo d'incontro per eccellenza, il luogo di scambio, il luogo di confronto, di scontro, il luogo dove nascono amicizie, inimicizie, amori, odi, il luogo di crescita e disfatta. La piazza è il cuore pulsante della città, così come Agora è il cuore pulsante dei pensieri degli studenti. Agora è il luogo dove possono mostrare il loro talento, le loro passioni, il luogo dove crescono e diventano i cittadini di domani, il luogo dove mostrano il meglio del loro essere umani. Ciao Giorgia, ciao, tutto bene? Ciao, come? Tutto a posto? Sì, bene, bene, tu che fai? Niente, stavo leggendo. Ah, però. Ma di che cosa parla? Che cos'è? La passione è la fonte di tutto il bene del mondo. Beh, anche di tutto il male. Non sono d'accordo. La passione ha permesso la creazione delle cose più belle mai create. Gli affreschi di Michelangelo, la Divina Commedia. No. Le passioni in ogni caso distruggono l'uomo, cioè tu hai detto la Divina Commedia, appunto, lì è raccontato la storia di Paolo e Francesca, no? Due ragazzi che muoiono a causa delle loro passioni. Ci troviamo a un punto morto, credi si possa aggiungere un compromesso? Spero di sì. Aspetta un attimo. Sì, tranquillo. Aspetta, che c'ho. Pronto? Ah, va bene, sì, va bene, sto arrivando, sì, ciao, ciao. Scusa, io adesso me ne devo andare perché ho un appuntamento. Ci vediamo dopo. Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao Giorgia, ciao.